No Censura, la maggiore pagina di controinformazione in Italia, nocensura.com. Ci stiamo domandando qui al Bilderberg, a Dresda 2016, se i giudici italiani come mai non fanno nulla. Sono dei fascisti codardi o dei fascisti massoni? Perché è impossibile che qua, in palese contravvenzione della legge Anselmi, ma non solo, i giudici se ne fottono del fatto che la Banca d'Italia sia privata, che una legge del 2005 dica che entro 2 anni, entro il 2007, doveva essere ripubblicizzata la Banca d'Italia. Quindi ci domandiamo noi, non solo i giudici di prima linea come Ruggero, come Butko, non ci sono, ma tutti gli altri, PAM, sono fascisti massoni o fascisti codardi? Perché vie di mezzo non ce n'è. In qualsiasi caso la giustizia in Italia non esiste. Noi siamo qui, stiamo documentando, ci hanno chiesto i documenti solamente per la nostra presenza davanti alle auto blu. Tra di noi abbiamo blogger di grosso calibro come InfoWord, i ragazzi di Alex Jones. Yeah, people of Italy should be coming here and protesting the fact that your world leaders are getting together and financiers are getting together to dictate what goes on in your future. So bringing in more migrants is one of the big issues, and Rome and other cities in Italy have had big problems with migrant invasion, what to do with all these people they're bringing in. So you best get educated, get woke, as they say in America. Okay. Infowars.com. Thanks you. Informatevi, ve lo stiamo dicendo da tutto il mondo. Chiediamo solo questo, non vi chiediamo di credere a noi, credere alle immagini. Sono opinabili? Boh, io non penso. Vi chiediamo di informarvi. Tutto quello che avete, ce l'avete già in mano. Il cellulare, il computer, andate su Google, informatevi, TTP, MES, Fiscal Compact, signoraggio bancario. Sapete cos'è il signoraggio bancario? Non è nient'altro che comprare la nostra moneta da delle banche private. E queste banche sono qua dentro. I finanziari delle banche sono qua. E voi dove siete? Se avete un amico giudice, un parente giudice, chiedetegli: ma caro mio parente, caro mio amico, come mai non indaghi sul signoraggio bancario? Come mai non indaghi sugli italiani che vanno al Bilderberg? Come mai? Sei un massone? Sei un codardo? Perché non ti dimetti? Che senso ha la tua vita? La vita di giudice, che senso ha? Verrete giudicati. Un domani ci saranno i tribunali del popolo. Del popolo. Beh, non quelli comunisti fascisti, non quelli comunisti. Quelli veri in democrazia diretta, col bilancio partecipativo e referendum svizzeri. Cari voi giudici, sarete cari primi, giudici, i primi a essere giudicati, perché voi dovreste difendere la Costituzione, il popolo, il territorio. Abbiamo ceduto la sovranità monetaria a loro, perché dobbiamo comprare a loro la moneta. Abbiamo ceduto la sovranità popolare, perché al voto non andiamo più, e se andiamo è tutto corrotto. Abbiamo ceduto la sovranità territoriale, perché lo sapete che abbiamo regalato alla Francia Capraia e un pezzo di mare. Ma dove siamo? Solo in tempo di guerra esistono queste cose, ma voi non l'avete ancora capito. Perché? Perché non abbiamo in strada carri armati. Peggio, questi ci stanno ammazzando giorno per giorno. Mente, zitti, tutto il cuore. Siamo persone tristi, e solo con la tristezza loro riescono a governarci. Chi ci vuole sottomettere ha bisogno che il popolo sia affetto da tristezza, lo diceva Spinoza. Ragazzi, si sta ripetendo la